Siamo arrivati al punto in cui io chiedo la testa di ogni singola persona dentro la squadra. Basta. Dal primo all'ultimo, non ne voglio salvare manco uno. Allora, innanzitutto io mi sono rotto veramente le scatole di vedere una proposta di gioco che purtroppo non rispecchia quello che attualmente tu dovresti fare. E credo che questo sia chiaro a tutti. Sono il primo ad essere stato critico nei confronti di Allegri. Sono il primo ad essere stato critico nei confronti della squadra quando giustamente dovevo essere critico nei confronti della squadra. Pure oggi si è fatto un risultato che non si doveva fare. Ora io mi devo sfogare. Cioè, siamo arrivati al punto in cui, ragazzi, mi dovete perdonare un secondo perché io mi devo sedere e mi devo sfogare. Va bene? Perché qui non si ha un risultato decente da tempo immemore e io sto cominciando a stancarmi. Partiamo da un presupposto molto semplice. Io sono stanco di vedere una squadra in campo che passeggia. Punto. Non mi interessa né il ritmo, né il gioco, né niente. Non mi interessa niente. In campo, se tu giochi qui, non devi passeggiare. Mi riferisco sia ad alcuni giocatori, sia ad alcune cose. Io voglio vedere a fine stagione un cambio allenatore, perché io devo capire se il problema di questa squadra sta davvero nella guida tecnica, che evidentemente non è quella giusta per questa squadra. Oppure se un problema del genere risiede nei ragazzi. Perché se il problema è nella guida tecnica, vuol dire che tu l'anno prossimo devi fare meglio di così. Vuol dire che tu devi vincere lo scudetto, puntare a vincere lo scudetto e riuscire a vincerlo. Se invece l'anno prossimo io vedo che con un altro allenatore voi fate la stessa cosa in campo, io veramente mi rendo conto che voi andate cacciati via, uno ad uno. E è una cosa che io non riesco a tollerare. Allora, a parte che sta squadra qui, quando gioca, mi sembra di vedere una banda di rincoglioni, veramente di gente senza cervello che si passa la palla. E non è una questione di schemi, è una questione del fatto che se tu c'hai la palla fra i piedi non puoi sbagliare ogni volta. Cioè, tirate fuori dalla Juventus sta gente qui. Per cortesia, prima cosa l'allenatore, quello si cambia guida e va bene, ma la prima cosa che voi dovete fare è tirare fuori dalla Juve gente del genere. Non ce la faccio più a vedere gente che non azzecca una palla. Non azzecca un pallone, sta gente. Non azzecca un pallone. Allora, cosa devo fare? Devo fare come gli ignoranti che dicono che non azzecca un pallone perché è colpa dell'influenza negativa, è colpa dello stile, è colpa loro se non azzeccano un pallone, perché hanno i piedi montati al contrario. C'è molto da dire. È colpa loro. Se non azzecchi un pallone, è colpa tua che stai in mezzo al campo. Perché sei una pippa, appunto, lo possiamo dire. Cioè, sei scarso, evidentemente sei scarso. Allora, onde evitare di fare delle analisi come quelle dei bambini di prima elementare che sento da tanti posti, dice no, perché noi dobbiamo fare questo, poi dobbiamo fare questo. Poi se fosse così semplice non ci sarebbero problemi. Onde evitare queste analisi dozzinali e mediocri che si sentono in giro, che tanto dicono tutti la stessa cosa, come agli asini, come gli asini dicono tante cose, come le pecore praticamente, si dice sempre la stessa cosa, non ce n'è uno che te faccia un ragionamento diverso. Cambiamo guida tecnica, che è una cosa che tu devi fare subito, cioè tu devi cambiare guida tecnica, ma poi voglio cambiare pure i giocatori, perché io con sta gente qua non ce la faccio più, Io con sta gente qua, ragazzi, non ce la faccio più. Questa è la Juve più scarsa degli ultimi 30 anni, punto e basta. Non voglio obiezioni, cioè io non posso vedere gente in mezzo al campo che non sa passare la palla, non si insegna a passare la palla. Io non te devo mettere a insegnare a 26 anni come fa un passaggio, capito qual è il discorso? Non me te devo mettere a insegnare a questo. Se c'hai 14 anni te lo posso insegnare, no a 26. A 26 anni devi essere un giocatore con le cose grosse, devi entrare in campo e devi fare il lavoro tuo. Capito? Qua non ci sta niente da dire. Niente da dire. E mi devo sentire pure la predica di gente che dice che la squadra è competitiva. Competitiva per il quarto posto e lo è sicuramente, per lo scudetto no. Basta. Sono arrivato, raga. Sono arrivato, cioè si vedono le partite, si vedono le partite, si cambiano le partite, si va avanti le partite, si vedono sempre le stesse cose. Basta. Cioè non si può andare avanti, qui devono saltare le teste. Basta. Cioè basta, mi sono rotto le scatole, devono saltare le teste. Devono saltare le teste, ragazzi. Non se ne può più, capito? Non se ne può più. Cioè, siamo arrivati ad un punto in cui mi sono veramente stufato. Cioè, stufato davvero. Deve vedere sta gente che rompe le scatole ogni santa volta, tutti i giorni, con queste prestazioni che non hanno senso.
non faccio niente, non ho intenzione di fare niente, se non mettermi qua ad attaccarli uno per uno. Io vi mando veramente a zappare la terra con la bocca se l'anno prossimo non si prendono giocatori di livello. Qua siamo arrivati ad un punto che qua stiamo a perdere la voce e la voglia pure di lavorare per sta gente. Ancora stiamo, lo dobbiamo aspettare, non voglio far manco i nomi, io manco i nomi te metto a fa, perché tanto lo sapete chi ce l'ho, lo dobbiamo aspettare, perché lui è forte, lo dobbiamo aspettare. Sono 4 anni che stiamo aspettando i giocatori, 4 con 2 allenatori diversi, 4 con 2 allenatori diversi, oppure 3 con lo stesso allenatore, ma con formazioni diverse, compagni diversi, cose diverse, basta, non se ne può più. Allora, basta adesso, ovviamente, basta. Cioè, siamo arrivati che mi sono veramente rotto le scatole, capito? Per non dire altro. Quindi adesso basta. Si sostituiscono, a fine stagione fate una... Mantenetene 3-4, veramente. Mantenete quei 3-4 che funzionano. E il resto cedeteli, non li voglio nemmeno vedere. Guarda, sono arrivato al punto che non voglio neanche provare a parlare di questa gente qua. E proprio... Cioè, per me è una cosa inconcepibile il fatto di giocare alla Juve in questo modo. Punto. Io l'anno prossimo voglio vedere un gioco come si deve, eh? Non cerco niente, eh? E giocatori come si deve, due cose. Punto. Se arriva l'allenatore nuovo, io l'allenatore nuovo chiederò qualsiasi cosa venga chiesto a lui, attualmente. Qualsiasi, le stesse identiche cose. Vincere e giocare bene. E non voglio scuse. Non voglio scuse da parte di nessuno. Perché i giocatori fanno veramente, i giocatori vanno presi e vanno sostituiti uno ad uno. Ce ne fosse uno decente, forse 3-4 se ne salvano. Forse se ne salvano 3-4 messi bene, lì, giusto per gradire. Per il resto non so che cosa vi devo dire. Siamo arrivati ad un punto in cui mi hanno fatto venire esaurimento nervoso. Sta gente qua a me mi ha fatto venire esaurimento nervoso. A furia di vedere queste schifezze in campo, io mi sta a venire veramente l'ansia. Capite? Cioè, non si può continuare in questo modo, raga. Non si può continuare in questo modo. Quindi fatemi sapere un pochino voi nei commenti che cosa ne pensate, perché io veramente sono arrivato ad un punto in cui mi sento male solamente a vedere queste cose. Non lo so, mi sento veramente, siamo arrivati a un punto che mi sento davvero malissimo sotto tutti i punti di vista, ragazzi.